Eccoci qui ragazzi, buonasera e bentornati nel nostro 8° episodio. Approfittiamo dell'ospitalità del Churchill Café, qui dietro al Westin Palace, per poter registrare una puntata un po' particolare. Dal momento che sono a Milano e ho avuto la possibilità di visionare parecchie cantine in giro, è proprio su questo tema che vorrei discutere un po' con voi oggi. La cantina. La cantina è un elemento cruciale all'interno di qualsiasi struttura ristorativa, diciamo è l'elemento di pregio, di punta, soprattutto per chi come me è appassionato di vino. Che cosa succede all'interno di una cantina? Sono molti gli errori davanti ai quali potremmo trovarci se non la allestiamo con coscienza e con competenza. Gli errori principali sono la mancanza o comunque un errore all'interno del tasso di umidità della cantina stessa. Quando ci troviamo davanti a una cantina eccessivamente umida o poco umida al contrario, rischiamo di influenzare il livello di umidità all'interno del tappo. Questo vuol dire che qualora l'umidità superi un certo grado, rischiamo di creare delle muffe all'interno dei nostri tappi. Qualora l'umidità invece sia inferiore, rischiamo di seccarli eccessivamente. Questo lo distaccherebbe dalle pareti del collo, del cercine della bottiglia e a quel punto permetterebbe un ingresso d'aria eccessivo che ossiderebbe il vino e lo ridurrebbe in aceto in poche settimane. Come ognuno di noi, al vino piace riposare e come ognuno di noi, al vino piace riposare in mancanza di luce. È proprio così, quando allestiamo la nostra cantina ricordiamoci di dare un occhio alla quantità di luce che filtra all'interno delle nostre finestre o all'interno delle nostre vetrate o all'interno delle nostre grotte che possono essere. Mi raccomando, la luce potrebbe danneggiare l'intera struttura del vino stesso. Ci troveremo quindi di fronte a un prodotto di qualità inferiore rispetto a un invecchiamento adatto. Ci troviamo davanti al terzo fattore, fondamentale all'interno di una cantina, la temperatura. La temperatura può variare in base all'assortimento delle bottiglie che abbiamo deciso di avere all'interno del nostro piccolo store, ok? È cruciale comunque mantenere una temperatura che permetta al vino di riposare in maniera tranquilla, senza sbalzi termici. Questo darebbe vita alla creazione di tartrati all'interno della bottiglia, ne rovinano la limpidezza, ne rovinano la qualità. Pertanto manteniamo una temperatura stabile, dai 15 ai 13 ai 18 gradi, in base all'assortimento delle bottiglie. Diamogli sempre un occhio, questo ci sarà utile anche in temperatura di servizio. Qualora avremo una cantina già preconsiderata e con le temperature corrette, non ci troveremo nemmeno a disagio quando il nostro vino sarà ordinato o quando vorremo bere una bella bottiglia di vino alla temperatura giusta. Ultimo fattore, altrettanto cruciale, è la qualità dell'aria all'interno della nostra cantina. L'aria deve poter circolare, questo per offrire una microossigenazione ai tappi, alle nostre bottiglie, al vino e al microambiente che si forma all'interno della cantina. Questo rende esclusive anche le cantine storiche, perché in tutti quegli anni si è potuto creare un assortimento di muffe, di parassiti all'interno della cantina, che rendono l'aria magica, il profumo vinoso, tutte le caratteristiche top all'interno di una cantina. Quindi consideriamo il fattore aria molto importante e ricordiamo di non lasciare invecchiare i nostri prosciutti o i nostri prodotti caseari all'interno della cantina. Questo tramite la microossigenazione che il tappo offre andrebbe ad influire sulla qualità del nostro vino. Non è proprio il caso di rovinarlo con un sentore di caciocavallo. Siamo giunti quindi al termine della nostra 8ª puntata. Abbiamo analizzato tutti i punti focali di una cantina. Abbiamo analizzato l'umidità, la luce, la qualità dell'aria e tutto lo stoccaggio delle bottiglie. Ci sono ancora tanti dettagli da approfondire e avrei piacere se foste voi a scrivermeli proprio qui sotto, magari sui commenti, così che si possa crescere. Questa tienila, dai, la chiudiamo così, è particolare. Quindi ragazzi, se ci tenete, scriveteci due commenti e scriveteci tutto ciò che manca al nostro video. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!